Ciao, benvenuti al nostro appuntamento Un giorno, un allenamento. Oggi siamo qui in palestra insieme ad Angela, Dina e Antonietta. Vi mostreremo due esercizi facilissimi per allungare e defaticare le vostre gambe stanche. Vi alzate la mattina, vi sentite con le gambe pesanti oppure avete camminato tanto durante il giorno? Due piccoli, semplici esercizi. Partiamo dalla posizione in piedi e con le nostre gambe leggermente divaricate. Porteremo una gamba o destra o sinistra, non è importante, tanto le farete tutte e due in avanti e l'altra invece gamba andrà dietro. L'apertura, ok, dove riuscite ad arrivare? Generalmente si consiglia la larghezza del bacino. La gamba avanti è leggermente flessa, la gamba dietro invece è completamente distesa. Il busto è leggermente inclinato in avanti con le mani poggiate non sul ginocchio, ma al centro della coscia. Lo sguardo è proiettato in avanti verso il pavimento. Questo perché? Perché dovete immaginare una linea che parte dal tallone. Passa per il bacino, spalle fino alla testa, in modo che tutta la parte del corpo sia in linea, perfetta. Dovete mantenere questa posizione per 30 secondi. L'allungamento, ovviamente, in questo caso dov'è? È sulla parte posteriore della coscia. Quindi bacino, coscia, polpaccio e tallone. Se sento, percepisco, o meglio, percepisco troppa tensione sulla parte posteriore, posso leggermente sollevare il tallone in modo da mantenere l'allungamento, ma alleviare leggermente quel fastidio che posso avvertire sul mio tallone. Mantenuta la posizione per 30 secondi, dovrò semplicemente stendere la gamba avanti. Secondo esercizio e flettere la gamba dietro. Appoggerò le mani sempre sulla parte centrale, esatto, della coscia piegata, la colonna sempre col busto proteso leggermente in avanti e manterrò la stessa identica posizione per 30 secondi. Qui siamo sulla parte anteriore della gamba, coscia, gamba fino al mio piede. Mantenuta la posizione per 30 secondi, cosa faccio? Unisco nuovamente i piedi e ritorno in posizione dritta. Adesso devo cambiare gamba, quindi porterò l'altra gamba dietro e farò lo stesso identico esercizio. Gamba piegata, mani in appoggio, colonna, testa, tutto in linea. E manterrò questa posizione. Cercate di non ancheggiare, quindi di non uscire con l'anca fuori dalla linea dritta. Manterrò questa posizione per 30 secondi. Siamo sulla gamba posteriore. Trascorsi i miei 30 secondi, stendo il ginocchio della gamba avanti e appoggio le mani sulla gamba dietro piegata. La schiena e la testa non si muovono e siamo sulla coscia anteriore, davanti, tibiale avanti, quindi siamo sulla gamba. Dovete percepire l'allungamento su questa zona. E mantengo la posizione per 30 secondi, dopodiché fletto entrambe le ginocchia e ritorno con i piedi al centro. E ripeterò lo stesso identico esercizio per 3 volte per gamba, sempre mantenendo la posizione 30 secondi. Dopodiché ho terminato i miei esercizi. Grazie per essere stati con noi.